Quindi definito sostanzialmente che il rischio significa quella cosa lì, cioè andare incontro a quelle cose lì, da amianto, il rischio è definibile sostanzialmente in due grossi gruppi, il rischio professionale e il rischio ambientale. Il rischio professionale è quello dei lavoratori principalmente, noi abbiamo la Ethernet che poi sentiremo, oggi dei lavoratori invece che sono deputati allo smaltimento. Il rischio ambientale è quello della famosa rionite dei turchi, è invece molto più difficile da identificare. Questo rischio è assolutamente certo, i dati sono dell'Istituto Superiore di Sanità e sono i dati del penultimo rapporto, ne hanno fatto quattro, il quarto è dovrebbe uscire definitivamente a novembre, non è stato ancora stampato. Questo è il secondo, se non sbaglio, rapporto. Come vedete, nella zona del nord Italia la percentuale di tasso di mortalità piemontese e ligure, perché ci sono c'erano i cantieri navali, è nettamente superiore a quella di tutti gli altri. Tra le province, la nostra provincia si difende benissimo. Questo è l'incremento di mortalità nel tempo, diciamo così, a ribadire il concetto della latenza di 20 o 30 anni tra gli uomini a partire dal 1969 fino al 1997. Quindi un netto incremento. La legge interviene su questo e sostanzialmente abbassa il limite di fibre precedentemente concesso per centimetro cubo, lo abbassa a 0,1 fibre per centimetro cubo, mentre prima era di 0,2-0,6. Quindi, a seguito dei rapporti di cui prima abbiamo visto un estratto dell'Istituto Superiore di Sanità, il legislatore è comunque intervenuto abbassando il rischio. Questo fa parte sempre del concetto di rischio di prima. Ci troviamo nel 1946 con un livello di rischio professionale non quantificato, ma la evidenza anche internazionale che qualcosa non va, e identifichiamo l'asbestosi come malattia professionale, il che significa avere all'interno delle procedure lavorative di pensionamento e di tutela, diciamo così, un canale preferenziale. Si riduce l'asbestosi e scopriamo quanto sia comunque rischioso il mesotelioma, che rappresenta 16 casi per 100.000, quindi inferiore all'asbestosi di una volta, più mortale però di quello, ma la nostra coscienza del problema si è modificata e la nostra disponibilità ad adeguarci a un livello di rischio in quella misura si è ridotta. Nello stesso modo è successo per le fibre, quindi la maggior conoscenza e l'identificazione certa ed oggettiva dell'aumento dei dati riduce la nostra disponibilità ad accettare un livello di rischio che immaginiamo troppo elevato. Lo stesso succederà probabilmente, come diceva la regione Sicilia, con le rocce verdi, poi con gli scavatori o i minatori o chi fa tunnel, insomma, solo una questione. Dati stupefacenti, suppongo. Quindi, per quello che riguarda invece il rischio ambientale, cosa si fa? Questo è un rapporto sull'amianto della regione Val d'Aosta che sostanzialmente dice che l'amianto naturale deve essere considerato in modo diverso, che non si può eliminare dalla natura, ma che tuttavia bisogna normare il modo con cui viene toccato, perché le rocce che sono presenti in natura e sono stabili e generano un rischio, se non zero, estremamente basso, nel momento in cui vanno contro a una movimentazione in Val d'Aosta, per esempio, perché le usano per diciamo così, irreggimentare i torrenti, generano nei lavoratori e nelle popolazioni immediatamente vicine alla movimentazione un rischio. Quindi l'ARPA della Val d'Aosta non dice se questo rischio è accettabile o non accettabile, si limita a dire che fa il suo lavoro e dice lì siamo certi e c'è un rischio.
il rischio si andrà a sommare al fatto che già adesso abbiamo avuto un incremento di mortalità per tumore maligno della pleura del 52%, e questo dato qua non è un dato per chi lavorava su quel tumore inatteso, è che si sapeva che dopo un certo numero di anni sarebbe aumentato il livello di tumore, ma nessuno sapeva che sarebbe aumentato del 52%, perché il problema di questo rischio è che ha un tempo così lungo che noi arriviamo sempre molto tardi a comprendere perfettamente l'entità del problema. Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Sanità, la pericolosità dell'amianto dipende dal grado di libertà delle fibre. Lo diceva rispetto alla lavorazione e manipolazione delle fibre di amianto, o quando si vanno a togliere le fibre di amianto, ma comunque l'amianto è un materiale fibroso piuttosto friabile e quindi provoca danni irreversibili ai tessuti. I siti contaminati censiti nel rapporto prossimo, di cui è stato pubblicato l'estratto, che è il quaderno 15 del Ministero della Sanità, che sarà pubblicato a novembre, sono 34.148. 50 di questi vengono definiti siti di origine naturale, quindi non sono la Eternit o l'immediata vicinanza della Eternit, per capirci, ma un'altra cosa. Speriamo di non avervi annoiato, ma vi preghiamo, nonostante le vostre differenze, di continuare a lottare. Grazie.